Buon sabato, ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG. In vigore da oggi fino al 6 aprile il nuovo DPCM anti-Covid. In mattinata la riunione del Comitato Operativo della Protezione Civile, Confiuolo. Da lunedì infatti cambieranno i colori di alcune regioni, il rosso come ben sappiamo la Campania e la Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto invece in arancione, bianca la Sardegna con test obbligatori per gli arrivi. Supera intanto quota 1 l'RT medio nazionale, oltre 3 milioni i contagi da inizio pandemia. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato le nuove ordinanze che andranno proprio in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Per quanto riguarda la Sardegna, chi vorrà fare il suo ingresso nell'isola e non è stato vaccinato, non è in grado di certificare di essersi sottoposto al tampone prima dell'arrivo, avrà 3 alternative per poter restare nella regione. Recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti per sottoporsi al tampone rapido antigenico. Recarsi entro le 48 ore in strutture autorizzate e sottoporsi al tampone molecolare o isolamento fiduciario per 10 giorni. Parliamo anche dei dati del Ministero della Salute che parlano dei contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 24.036, portando il totale, come dicevamo poco fa, a più di 3 milioni dall'inizio dell'emergenza, con in totale 99.271 decessi. Sono 378.463 i tamponi molecolari antigenici processati, secondo i dati del Ministero. Ieri erano stati 139.635. Il tasso di positività è del 6,3% e in calo rispetto al 6,7% della giornata precedente. Sono 297 le nuove vittime di Covid, sono invece 2.525 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia. Ingressi giornalieri di animazione, secondo i dati del Ministero, sono 222. Nei reparti ordinari ci sono invece 20.374 persone, in aumento di 217 unità rispetto alla giornata precedente. Intanto ascoltiamo il consueto report dalla cabina di regia. Questa settimana la situazione epidemiologica mostra una tendenza al peggioramento e l'incidenza di casi di Covid-19 cresce a 195 per 100.000 abitanti. Anche l'RT è in salita e si fissa intorno a 1,06, quindi dopo 7 settimane supera di nuovo l'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva, siamo intorno al 26%, quindi anche questo è in salita, anche se di poco al di sotto della soglia critica del 30%. La circolazione di varianti, soprattutto quella inglese che ormai è predominante, di quella brasiliana sul territorio nazionale, rafforza la necessità di interventi di contenimento anche a livello locale e un'accelerazione della campagna vaccinale. Resta alta ma stabile la curva dei contagi anche in Campania. Secondo i dati dell'unità di crisi della regione sono 2.842, di cui 341 casi identificati da test antigenici rapidi. I casi positivi della giornata di ieri su 25.327 tamponi eseguiti. Il tasso di incidenza è pari all'11,22% rispetto all'11,58% della giornata precedente. 13 decessi e 577 le persone guarite. Restano invariati invece a 140 i posti letti occupati in terapia intensiva. Un posto in più in degenza ordinaria con 1.358 posti letto. A fare il punto della situazione è con la Campania che da lunedì entrerà in zona rossa il governatore Vincenzo De Luca. Ascoltiamo un estratto. Dunque, come era ampiamente prevedibile, ormai siamo in zona rossa, perché questo livello di contagio non si può più reggere, perché la ricaduta sulla rete ospedaliera diventa grande e alla lunga insostenibile. Abbiamo già oggi un appesantimento della situazione negli ospedali, in modo particolare nel Cardarelli, si riversa ormai di tutto. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali. Ora, noi abbiamo anche oggi 2.500 positivi nella nostra regione.
È pienamente in corso la campagna di vaccinazione, che è l'unica risposta vera che noi possiamo dare a questa terza ondata di Covid in Italia. Noi stiamo lavorando come regione in due direzioni. La prima è quella di cercare forniture aggiuntive di vaccini sul piano internazionale. Non appena avremo concluso qualche contratto con altri fornitori, ve ne daremo notizia, ma stiamo lavorando ormai da una quindicina di giorni per stipulare contratti di fornitura aggiuntiva di vaccini. Ripeto sempre che ovviamente la somministrazione avverrà quando ci sarà l'autorizzazione delle autorità sanitarie. Ma intanto ci prepariamo ad avere qualche milione di dosi di vaccino in più. Perché se andiamo con questi ritmi ci mettiamo anni per completare la vaccinazione dei nostri concittadini. Il secondo piano su cui ci stiamo muovendo è quello della produzione del vaccino in Campania. Vi sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con l'aiuto della regione, con un aiuto finanziario anche rilevante, attrezzarsi con le tecnologie necessarie, bioreattori in modo particolare, per l'infialamento del vaccino e la distribuzione del vaccino. È un'operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento in cui dovessimo stipulare un accordo con aziende in grado di produrre nel nostro territorio il vaccino, ma stiamo lavorando in questa direzione. Il lockdown campano potrebbe favorire una decrescita dei contagi che nelle ultime settimane hanno registrato un aumento esponenziale. Così Rodolfo Punzi, responsabile del reparto malattie infettive dell'ospedale Cotugno di Napoli, che spera di non rivedere mai più le scene di novembre, soprattutto ora che la preoccupazione della terza ondata Covid-19 cresce di giorno in giorno. L'impennata dei contagi delle ultime settimane è attribuire a 3 fattori. Certamente la scuola ha influito, dichiara, così come i comportamenti poco responsabili di una parte dei cittadini. Ma credo che il fattore principale sia la variante inglese. Il virus ha modificato il 45% in più di contagiosità. Ormai questa variante ha scavalcato il virus non modificato. Possiamo dire che il 60% dei pazienti contrae la variante. La speranza quindi affidata rigorosamente alla campagna vaccinale, sostiene Punzi, poiché i vaccini che vengono somministrati sono efficaci anche contro la variante inglese, mentre non abbiamo risposte per le altre 2 modifiche del virus, la brasiliana e la sudafricana. Dobbiamo quindi affidarci, conclude, alla campagna per sperare di vivere un'estate serena, anche se dovremo convivere ancora a lungo con il Covid. Passiamo alla cronaca. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di 2 distinti interventi tra i quartieri Gian Turco, San Lorenzo e Pendino, ha sequestrato oltre 139.000 articoli per la casa, privi delle necessarie certificazioni di sicurezza e scarpe contraffatte. In particolare, nel corso di un primo intervento, il gruppo del pronto impiego ha sequestrato presso un punto di vendita di prodotti per la cura della persona e della casa oltre 138.200 articoli con il marchio Moka contraffatto, denunciato un 58enne di origine cinese per frode in commercio. La certificazione Moka, acronimo di materiali oggetti a contatto con gli alimenti, è necessaria per tutti quegli utensili e stoviglie da cucina e viene concessa da uno specifico ente a seguito della verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza e conformità degli stessi articoli. Nel corso poi di un secondo intervento, gli stessi Baschi Verdi in via Pietro Colletta, tra i quartieri San Lorenzo e Pendino, hanno notato un uomo che trasportava in un deposito, mediante un veicolo commerciale, delle buste molto voluminose. Le successive perquisizioni hanno permesso di riscontrare che all'interno venivano custodite scarpe con loghi falsificati di famosi marchi sportivi. Al termine sono state sequestrate oltre 1 migliaio di scarpe riconducibili a note griff nazionali ma anche internazionali. Somma Vesuviana approfitta del periodo Covid per dar vita a un restyling cittadino. A fare il punto della situazione il sindaco Salvatore Di Sarno, ascoltiamolo.
detto tempo fa che insomma sarebbe diventato un cantiere a cielo aperto, e così è stato. Oggi siamo sull'asse viario principale della città, via Aldo Moro, dove si sta facendo il rifacimento del manto stradale. Qui ci sono due scuole importanti, una scuola media e il liceo, saranno fatti degli attraversamenti a misura d'uomo, sarà resa degna di essere chiamata strada. Chiedo scusa ai miei concittadini che in questo momento stanno comunque vivendo un po' di panico, perché chiudere quest'asse principale significa dare un po' di problemi. Chiedo scusa ai commercianti che già stanno vivendo un momento particolare per le proprie finanze, ma due giorni di sacrificio saranno compensati da una strada fatta a misura di cittadino. Volevo ringraziare inoltre i miei due assessori Stefano Prisco e Maria La Montagna, che ieri hanno concluso il mandato nella mia giunta, e dare il benvenuto ai due nuovi assessori, Luisa Cerciello e Ciro Cimmino, che saranno sicuramente degni di far parte della giunta della mia città e sicuramente daranno man forte nel rush finale della mia amministrazione, del mandato della mia amministrazione. Prosegue l'ascesa dei positivi sul territorio di Caserta con i dati forniti dall'ASL di Terra di Lavoro per la giornata di ieri. Sono 307 nuovi positivi, a cui si aggiungono 104 guariti e 4 decessi. Il numero dei tamponi processati è 2.645, per un tasso di incidenza che scende all'11,6%, ma resta comunque alto. Nel saldo complessivo si conta un aumento di casi attivi, quindi di 199 persone. Caserta è ancora in cima per numero di contagi, con 440 attuali positivi, seguita da Maddaloni con 325 e Aversa con 251. Sarà l'ultimo weekend in zona arancione per la Campania e quindi anche per Caserta e la sua provincia. Il timore che si possano verificare scene di folli assembramenti è più che palpabile. Proprio per questa ragione il primo cittadino di Aversa, Alfonso Golia, ha divulgato un appello alla cittadinanza per far sì che il passaggio in zona rossa sia solo momentaneo e non duri più del previsto, con numeri più che preoccupanti a Caserta e in tutta la provincia. Da lunedì 8 marzo, dichiara, la Campania sarà in zona rossa. Questo significa nuove chiusure e nuove restrizioni. A praticamente un anno dalla prima comunicazione di positività ad Aversa, dal lockdown e dall'inizio dell'incubo, ci ritroviamo a chiuderci in casa con tutto ciò che ne consegue per lavoro, studio, sport, anche gli affetti e le relazioni. Già messa a dura prova da un anno drammatico e insostenibile per tutti. Chiedo quindi la collaborazione di tutta la cittadinanza e delle attività affinché questo sabato e domenica non si verifichino scene da Capodanno. È un insulto alle 63 vittime della nostra città, a tutti coloro che soffrono a causa di questo maledetto virus. È una situazione inaccettabile per le persone per bene che da un anno rispettano le disposizioni alla lettera. C'è voglia, tanta voglia di vivere, lo so bene. Siamo tutti stanchi e provati, ma il momento è delicato e per questo motivo chiedo a tutti di essere particolarmente attenti e rispettare le regole, soprattutto nei giorni a venire. Abbiamo fatto, conclude, continuiamo a fare tutti i sacrifici indicibili. Verranno ripagati, ma non molliamo ora. Parliamo come di consueto anche di sport e di Serie A. La delusione per il 3-3 contro il Sassuolo è una rincorsa Champions molto complicata. Non è un momento facile per il Napoli. Rino Gattuso infatti pretende sempre il massimo dai suoi giocatori e lo ha dimostrato anche in settimana durante l'allenamento a Castelvolturno. Infatti l'allenatore azzurro non ha gradito l'approccio di Mario Rui, rimasto in panchina proprio a Reggio Emilia, e lo ha mandato sotto la doccia prima del tempo. Non è la prima volta che Gattuso prende certi provvedimenti nei confronti dei suoi giocatori, e infatti già la seconda volta per lo stesso Mario Rui, che fu spedito in tribuna da Gattuso proprio alla vigilia della gara contro il Bologna al Dall'Ara per scarso impegno durante la rifinitura. Allenamento terminato prima degli altri soltanto qualche mese fa anche per Lozano. Al messicano infatti capitò nella preparazione della finale di Coppa Italia contro la Juve, episodio però chiarito e archiviato, e Lozano è diventato uno dei punti di forza del Napoli. Ma in allenamento con Gattuso non si scherza, e tantomeno con la società azzurra, che ha ufficiosamente prolungato il silenzio stampa fino al termine della stagione. Era questa la nostra ultima notizia, vi do appuntamento con i nostri programmi e soprattutto questa sera con una nuova edizione del TG Prima. Buona giornata!